Lo schermo e le emozioni. Scrivi una storia per il cinema o per una serie TV. Questo il titolo del concorso presentato questa mattina al Palazzo delle Arti di Napoli. L'idea di questo concorso che nasce da Napoli, di cui io sono soltanto uno dei partecipanti, dei promotori, è proprio quello di cercare di mettere la creatività, la passione dei ragazzi dentro una struttura che la traduzione non riesce più a capire. E quindi penso che potrebbe essere una cosa molto bella proprio percepire dai giovani quelli che possono essere i nuovi mood, le nuove idee, le nuove proposte, e partire da Napoli, che è una città secondo me di grande fermento sempre, forse è proprio il modo migliore per partire. La selezione, promossa dall'Arcimovie e dal regista Roberto Faenza, si rivolge a tutte le scuole medie superiori della regione Campania e invita gli studenti a scrivere un soggetto cinematografico o televisivo. Il concorso, patrocinato tra gli altri dal Comune di Napoli, dall'Università La Sapienza di Roma e dall'Ufficio Scolastico Regionale Campano, vuole stimolare e promuovere nei giovani partecipanti la produzione di diverse forme di scrittura legate al linguaggio audiovisivo. I ragazzi scrivono molto e l'idea di progettare insieme ai grandi del cinema una scrittura soggetto, una scrittura vincolata, è sicuramente per loro il massimo stimolo alla creatività. Arcimovie, Roberto Faenza, il Premio Napoli promuovono un rapporto tra la scuola e la scrittura che è più vicina ai linguaggi dei giovani. D'altra parte, la tempesta multimediale è avvenuta, bisogna in questa tempesta evitare la barbarie linguistica e anzi andare verso l'arte e la creatività. L'iscrizione al concorso è libera e gratuita e prevede l'invio delle candidature entro il termine del 31 gennaio 2013. Questo concorso è nato a maggio, quando Roberto Faenza è venuto al Cinema Pirro per una mattinata con le scuole e è rimasto così folgorato dalla presenza di 400 ragazzi e dalla passione con la quale hanno fatto tante domande, a tal punto che lui se n'è andato dopo mezz'ora che il film era terminato, che ha pensato c'è un fermento così forte qui che sarebbe bello far partecipare questi ragazzi a qualche cosa che li mettesse in contatto col cinema. Per esempio un concorso che li fa scrivere. È andato tutto in quel cinema in quel maggio dell'anno scorso, nel quale appunto tanti ragazzi hanno mostrato tanta disponibilità e fame di cinema nella sala. Per informazioni www.arcimovie.it.